My sir, do you have a moment? I think the two of us could do business together. Che tipo di affare? Ecco, sbagliato tasto. Scusami, sono stanco. Porta pazzia, cosa vuoi? My sir, do you have a moment? I think the two of us could do business together. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Well, it is actually quite simple. But since you were kind enough not to just ignore me and walk by as the others did, I would like to share my gratitude for that first. Bravo. You travel a lot, don't you? I can tell by the mud on your boots. Here, one of these books might come in handy on your journeys. Which one do you prefer? Alchimia. Fabbricazione. Apprendista. Dov'è il tranello? Believe me, there is none. Happy customers always return, and in order to make you happy, I first have to convince you of the superb quality of my chitarrina, da dove arriva? See it as a sample. Per carità, apprezzata, mi piace. Alchimia. Sì. Penso alchimia. Splendid. Say, would you happen to be interested in earning yourself some more coins? Un po' di grana. Even better, more books like those? Guardalo lì. There is something I need help with. Dai, spara. I have a problem, and this problem is called Celia, which happens to be my sister. Where should I start? Non chiedermi di far fuori tua sorella, per favore. You know, I am one of those people who wasn't given everything by fate. Quite the contrary, in fact. When I was a child, the village I grew up in, Foamville, was ambushed by bandits. Bel nome. And both my father and my mother died during the attack. Però ne so qualcosa. Condoglianze. Thank you, but it's ancient history now. Fact is, my sister and I dealt with this event differently. We managed to flee the attack and make it to Ark, where the guards, of course, threw us into the Undercity. But while I tried to honor my father's heritage by using the little I could from our savings by setting up a business, she preferred to wallow in her misery instead. She got to know the wrong people and has, since then, never done a single bit of honest work. Frankly, she's a dust addict. Day and night, she does nothing else but rot in those drinking holes in the Undercity and blows what little money she makes on her draghe. Però ascolta. Now, of course, she is still my sister. So all of these years, I paid her rent so she doesn't have to sleep on the streets. However, things have changed. Recently she started using our father's heritage to pay for her addiction. Eh no, raga. And I will not accept that. No, mi sembra anche giusto. No, nel senso, a una certa... Puoi anche smettere di muovere la bocca. Nel senso che scelta di vita sua, affari suoi, nel senso, cioè, posso capire che ti dispiaccia, però chiaro che nel momento in cui uno va ad usare i soldi dell'eredità, andiamo a dirti appunto, sperpera i tuoi soldi per comprare droga. Drogata di brilla cenere, non so... Cos'è la brilla cenere? Of course, you wouldn't know that. Glimmer cap dust. Lo sballo blu. Blue bliss, or however you want to call it. It's a draghe, a dangerous one. Apparently, it makes you feel as if you're walking the eternal paths. But it also kills you quicker than the sunfire. Adesso la bocca non si muove più. La voglio provare, raga, comunque. Andiamo dritti al punto. Non puoi parlare alla guardia? E perché non le parli? Gli e basta. Ma perché lo manda a fare in culo, come minimo. Well, technically it's our money. Basically, it was a share our father had in a small business here. He was so proud of it, you wouldn't believe it. No, no, ma io ci credo, luckily però... enough, I managed to save that paper from the bandits and turned it in at the bank a few years ago, after I realized how valuable it was. Since then, it has turned into quite a formidable sum. Nothing huge, of course, but enough to save my business from bankruptcy. Però ascolta. You understand? In theory, it is our money, but without me, she would probably have sold it for a bottle of ale. Ma non è vero. And I won't let her spit on our father's heritage that way. Ma scusami, attenzione, stiamo calmi un attimino. Non è vero. Se sono i vostri soldi, sono... scusami, non lo faccio apposta, cioè, continuo a dire che sono stanco.
sono 50-50, sì o no? Allora, tu la tua metà la te la spendi un po' come cazzo vuoi. Nel senso, immagino tu le abbia già parlato e ti abbia già sfanculato male. Oh, believe me, I did. Which is why she simply hid the key to our safe in the bank somewhere that I couldn't find it. So, long story short, this is where you come in. Vabbè. I want you to get her to give me that key. How you do it is up to you. But if you succeed, it won't be to your disadvantage. Sì, ma te vuoi pigliarti la tua metà? Te vuoi pigliarti la sua metà? Te sei furbetto e ti vuoi fottere i suoi soldi, vero? Dove posso... io voglio parlare anche con lei. Anywhere there's rats and dust. But she spends most of her time in the false dog in the undercity. Cane bugiardo, one of bello, those dumps I told you about. Just come back to me once you've found something. Va bene, va bene. È buia sta città. Io comunque sto continuando a ficcarmi nei cazzi degli altri. Allora, Harbor, Undercity, South Quarter, Ark, casa di guardia, frega una sega. No raga, una locanda adesso, basta. Bisogno di come minimo di 12 ore di riposo. E comunque si vede tutto di cazzo e io non so cosa ho sbagliato di nuovo, perché si vede tutto da schifo. Barrack Quarter. E Barrack Quarter. Yes? No. Cioè nel senso, buongiorno a lei, però non rompetemi il cazzo. Allora, quartiere straniero. Non ero già a più 10 di salute. È vero? Lo stiamo pregando qua. No, no, lasciami. Sono confuso e stanco. Sono confuso e stanchissimo. Forno Rotang. Un altro Pokémon. Ubriaco. Oi, you there. Don't look at me like that. Looking for trouble, ti spacco la faccia, coglione. Stop ignoring me. Cazzo vuoi? You bloody flood your eyes on me, woman. Cosa? You think I haven't noticed, don't you? You say sorry at once, or I'll smack your mouth. Minchia, ci devi provare adesso perché ti devasto. E questo, amici miei cari, è il motivo per cui dobbiamo andarci piano con l'alcol. Sì. Why, you think you can mock me? Me ne stai per dare. All right. Vieni. You'll regret this. Mi hai scassato la guarda. Devo giusto... Ancora? Sei calmo? Come ora illegale? Ma non è vero! Ma mi stava picchiando lui! Ma raga! Ma che ora illegale! Sono calmo! I don't know who you think you are, but no one breaks the law and gets away with it. There are two ways we can do this. You either pay a fine now or you go straight to jail. And believe me, I'm serious. Now, look at that. The controversial recruit? So, how are you? Fine, I guess. Why are you asking? Oh, just because. I don't know who you think ci you provato. Are, but no one breaks the law and gets away with it. There are two ways we can do this. You either pay a fine now, or you go straight to jail. Suka. No, no, sono calmo, sono calmo, sono calmo. È andata così. Mi sa che è abbastanza andata così. Va bene. È quello che succede quando si esce dal personaggio. L'ho capito. Va bene. Va bene, dai. My sir, do you have a moment? Oh, Gesù Cristo. I think the two of us could do business together. Ok.
Torniamo a noi. Allora. E dovevo sfogarmi un attimino, eh. Dovevo un attimo sghiribizzo contro Gaspare. C'è problema. Data così. Ho immaginato tutto e è successo niente. Oh. Buonasera. Ci gasiamo qua, si fa festa. Permesso. Buonasera. Grazie, buonasera. No, figurati. Con chi parlo per una stanza, raga? De Ulfur. Stanza per la notte. It's Snowhawk Noble Quarter, but it's warm and clean. Guarda, me lo dite tutti e io continuo a dirvi che non ve l'ho chiesto. We'll open up the room for you. And please, no shady business. We walk the righteous path in here and don't get any trouble. Questo è da vedere. Comunque non c'è problema, tranqui, guarda. Ho appena sognato che ho schiacciato un pistolet. Balahel. Difficile. Questa camera mia? La. È anche bellina questa in confronto all'altra. Tanta roba. Qua libri. Notte. How am I supposed to pay that much? Bloody cutthroats. Beh, raga, è andata così. Andata così. No, ho rilevato. Ah, ecco, sembrava. Ma poi ruba. Ma roba. Cioè, la metti in stanza, raga, come la saponetta nell'hotel. Basta. 12 ore. Ma tra 12 ore sono le 6 di sera. Guarda. Guarda. Non me ne frega una guarda. C'ho un sonno che non me ne frega più niente. Basta. Molto molto bene. Allora, colazione. Che non mi ricordo mai tutte le volte, porca loca. Wow. Fungo del mana. No, ok, non era questo che aumentava. Allora, raga. Patata, patata, vino. Zuppa di cavoli e patate, zucca, mela. Vabbè, direi che una mela va più che bene. Non volevo bere il vino di prima mattina, in realtà mi è successo. È andata così, schiacciato per sbaglio. Non c'è problema, mi aiuterà a superare meglio la giornata. Non lascia perdere i cristiani, per favore, via. Wait a moment. You're an outlander, aren't you? Light fades away. Sì. Perché? Wait a moment. You're an outlander, aren't you? Quindi. Only if you know what to look for. I'm one myself, so I do. Bestia. Balhazer. E Balhazer. To make your acquaintance. Tell me, if you're new in this city, are you perchance also looking for work? Ti dirò. Excuse me. What was I saying? La mascherina, raga. Servirebbe negli interni. Da dove vieni? Perché me ne frega? Che cazzo vuoi? It's simple. I want you to find something for me. You know, I'm a healer, just like my father was, and my grandfather before that. Bestiale. When he came to this country. He did so because he had been hired by an Arca noblewoman, a bright lady who valued science and the arts of healing. Scusa, colazione. In any case, my grandfather spent a large portion of life working for this lady in an old abandoned fort near the now deserted village of Fogville. Together with a good dozen other apocathari. Scusa, non ti ho ascoltato, non una parola, ci ho provato, he had the chance to, the mushroom plague occurred. Piaga dei funghi.
La piaga che ha distrutto il bosco dei sussurri? L'ho letto nel libro? Non mi sembra. Yes, that one. The spores of those mushrooms have literally sucked all the life from the forest and its surroundings. Plus, they are a threat to everyone who comes close. Quindi da me che cazzo vuoi? Perché non... It does seem likely, doesn't it? No. Both my father and I have asked my grandfather this question too, but he has always denied it. The plague was a magical phenomenon, a freak of nature, no more, no less. Those were his words. However, I've made some troubling discoveries which have led me to doubt that. I believe the plague might have been fabricated. Da tuo nonno. Well, this is exactly what I want you to find out. Unfortunately, the noblewoman who my grandfather worked for has long been dead, and she was the last in their bloodline, so I couldn't find any answers there. But the old fortress where they worked still stands. Chiaramente mi ci devo ficcare io, come minimo, perché per forza. How am I supposed to pay that much? Perché non vai a vedere di persona, come minimo, ma io sono vecchio. Look at me, you'll have the answer. Voilà. I'm old and far from made for the road to begin with. Furthermore, all those undead who've been roaming the wilderness since that red madness began don't exactly make the idea more inviting. Oh, well. But don't worry. If you succeed, I'll make it worth your while. Tutto a posto, raga? Siete caduti da sopra? Senti, dico la stessa roba che ho detto all'altro, nel senso se ci passo va bene, se no non mi spacchi la minchia. Scrolls, samples of their work, anything that could be of relevance. Just look around. Do you have a map? Pieno di mappe, te. Ciapa. Here, the fortress should be in this area. Best you take Myra to Fogville. Sì. In the village harbor, there was a hut where my grandfather lived when he was off duty. Chances are, you'll find a key to the fortress there. Good luck, and thank you. If you have found the material, you can find me in the Undercity, near the old waterworks. Ok. My laboratory is there. Quindi vedi che qua c'è comunque un gentiluomo che vive nella città. Nella città sotterranea. Hello. Hello. Niente, raga, è stato un piacere. È stato un piacere, tuttavia, io sono qui per un altro motivo. Io sono qui perché sto morendo, tendenzialmente, ho dei problemi e devo cercare un dottore. Solo che non mi ricordo se questo dottore lo dovevo cercare con Gasparello. Cottage Spar nelle aree di mercato. Sì, vabbè. Balazel. Accade sì. Noi attiviamo tutto e poi vediamo. Sì, incontra Jaspar nell'area di mercato. Quindi ora la domanda è: voglio esplorare un attimino? Sì, intanto mi sono dimenticato di vendere e comprare qua dentro. My sir? Fare commenti sugli occhi. Non fare commenti sugli occhi. Buongiorno. La benedizione di quello lì anche a te. Voglio qualcosa da. Allora, cerchiamo di non rifare lo stesso errore. Allora, esatto, io voglio venderti il giustamente, non vale niente il formaggio avariato. Formaggio variato, non conta neanche come ingrediente. Che cazzo ci posso fare? Lo somministro ai nemici. Va bene, allora. Sono sull'oste? Sì. Mi dia dell'erba pipa, per favore. Come 8? C'era 0,1. Ah, ho letto il peso. Bestia. Zuppa vegana arcaica, questa è decisamente mia. E in realtà
stiamo calmi, perché va a finire male. Cioè, nel senso che va male proprio. Gli arrosti te li puoi tenere, l'acqua potrebbe essere utile. Prendiamo. E niente, non me la fa comprare l'acqua, non so perché, si vede che era destino. Non so cosa... Perché? Sono pesante. Prossima tappa, mercante. Lo so che sto trasportando troppo peso. Per due zuppe di merda. Ma tra l'altro per pochissimo, ma cazzo. Allora, stiamo calmi un secondo. Dov'è? Non c'era qualcosa che aumentava il peso bestiale? Cacciatore di tesori, cercasi. La Viti Cappelli e Cianfrusaglia Incorporation cerca uomini e donne di valore per il recupero di antichi tesori. Si garantisce un ottimo pagamento. Forza! Stiamo andando adesso a vendere la merda. Dov'è? Guarda, le mie preghiere sono state esaudite. Incontra viti e pazzeschi bestiali. Devo andare a destra. Piano piano. Come sono supposed to pay that much? Bloody cutthroats. Cazzata nera. We always go too easy on this gun. Mi pare forse lì. Arrivo, eh. Che cazzo è quella bestia? Ciao. Ciao. Ah, ma questo è il... Com'è che si chiamava? Gertrude? Quella piccolina di quella testa di... A destra. Piano, piano, buono, buono. Allora. Mu, anche a te. Allora, mi sembra che fosse qua, raga, però... Sì, qui a destra, dai. Pazzesco, non c'è un cazzo invece qui a destra. Dimmi che ho viaggiato qua. Allora, c'è una porta. Capiamo un attimino. Viti e Cappelli, la tua abilità nello ma perché devo scassare? Che ore sono? Ecco. Qual è il problema? Qua si può andare sotto? No. Qual è il problema con le viti e scafrusaglie? Poesie recluse? Scopri la ragione del cattivo umore. Raga, ma a me che cazzo me ne frega? Poi uno esce dal personaggio. Buongiorno, gentile signore, lei è triste, perché? And if I am, what is it to you? Listen, I know you mean well, but not now, please, not now. No, guarda, ma io ti assicuro che non me ne frega un cazzo. Help. Who are you, Lorem Waterblade reincarnated? Chi è quello lì? I. Maybe you could help me, but I think we both know what that really means. You want money. Ma ci manca solo. Everyone wants money. It's all that keeps this bloody world moving. That bastard golfer proved it. Golfur. I shouldn't talk like this to you. But still, please, just let me be. Just go. Allora, questo... Questa è la... come si dice? È la riprova. Potevo farmi i cazzi miei? Sì. Non l'ho fatto? No. E questo è il risultato. Ti mandano a fare in culo. Basta. Non è il caso. Lo so, sto trasportando troppo peso. Sto cercando un'entrata di quel posto schifoso. Per favore, un attimino. Ovviamente l'entrata non è qui. L'entrata sarà là, ma è troppo presto. Oh,
not from around here, are you? I know that accent. Ma chi t'ha detto un cazzo? Non rompere le balle di nuovo pure te. Finalmente. Niente, era solo una questione di 5 minuti. Buongiornissimo. Sono quello con l'arco lunghissimo. Buongiorno. Signore, signor... Come chi sei? Sei entrato Tywin nella... Summerfield. By my path, accountant of Screws, Hats, Odds and Ends Incorporated. Pazzesco. Even though I doubt the two of us have common ground, so to speak. Inizia a stare calmo. Soprattutto. In realtà sto cercando lavoro. No, io vorrei vendere le mie cianfrusaglie, se potessi. E soprattutto... Qual è il problema? Come sono vestito? Doesn't matter. Maybe I'm mistaken. Bravo. Bravo. Cos'è sto you posto? You don't know this. How can I explain? Cioè, in realtà l'ho letto prima. We are an association of thinkers. Highly gifted thinkers of Starling origin, to be precise. And Screws, Hats, Odds and Ends is our guild, to put it in worldly terms. Ah, and did I forget to mention that we are the number one supplier of the Holy Order in terms of metalware and Starling technology? Tecnologia Starling, ricordiamo essere quella roba pazzesca dei bastoncini nei buchi. La tecnologia di riempire i buchi. Sto cercando lavoro? No. Però, l'unica opzione... Work? No. Pazzesco. That is... Maybe yes. You do get around quite a lot, don't you? Guarda, se you potessi... You certainly look like it. Raga, preferirei di no, però immagino a sto punto. Fine then. I suppose it's worth a try. There is something in a person of your talents could come in handy. Talenti. A grand scale assignment we recently took on. Quindi? Puoi parlare direttamente subito. One of our customers ordered replications of several Pyrean artifacts. A most exquisite wish, of course, any of our people could fulfill. However... Our current problem is that we still need many of those artifacts' originals to work with. If you could recover those originals for us, you would be generously rewarded. Here, these are some of the ruins that might be worthwhile visiting. No, non me ne frega un cazzo del tuo capo. Guarda, il discorso è sempre lo stesso. Splendid. Se capita... Come back once you've found something. E se mi date dei soldi, chiaramente, perché è una certa. Però... Però... Io ero qui. Per un altro motivo. Ovvero... Non è che qualcuno di voi si compra un po' di merda. Perché viti e cianfrusaglie bestiali, io avevo capito... Che il discorso era questo. My sir? My sir. Sono i momenti come questo che definiscono la differenza tra un bravo uomo e uno cattivo. Voglio solo guardare quante sono. No! Non volevo prendere, volevo guardare. È andata così. È successo. Chi è stato? What the heck? Stop it! Guardie? Perché guardie? Che ho fatto? Me ne vado. Non ho fatto niente. Ero lì che guardavo. Raga, guardie, non mi sembra il caso. Siamo ancora amici? Sì. Until next time. Maybe.
Ok, quindi possiamo considerare il debito ripagato con la... Vabbè, raga. Cioè, nel senso, sono i vostri dei che mi lanciano oro addosso. Io non ne posso niente. Questo è l'universo che mi ripaga di cosa mi ha derubato quella schifosa della barista.